È la terza domenica d'Avvento. Il nostro cammino si fa sempre più intenso verso la celebrazione del Natale. Ma sarebbe riduttivo considerare questo tempo forte che la liturgia ci offre come una semplice preparazione alle prossime festività natalizie. L'Avvento ci suggerisce uno stile di vita, e lo stile di vita proprio del cristiano. In quanto tali noi siamo sempre in attesa del Signore, in attesa del realizzarsi del suo regno, in attesa del realizzarsi delle sue promesse, in attesa del suo ritorno nella gloria, in attesa che ogni parola che quotidianamente il Signore ci offre diventi sempre più parola incarnata che trasformi il volto della Chiesa e dell'umanità intera. Tuttavia, questo attendere non può esimerci dalle nostre responsabilità. Non possiamo vivere nel limbo di una fede fondata sul solo agire di Dio. Il cristiano è testimone, il cristiano è portatore di luce. Sale della terra, terreno fertile che fa germogliare e portare frutto alla parola che il seminatore semina all'alba della nostra vita. Sia che noi dormiamo, sia che siamo svegli, sia nelle belle giornate, sia nei giorni di pioggia o in mezzo alle tempeste. Il Vangelo oggi ci presenta la figura di Giovanni Battista, testimone nel vero senso della parola. I Vangeli ci offrono una descrizione ben dettagliata della sua missione, della sua vita, e tanti si sono soffermati a interpretarne il ruolo all'interno della vicenda umana e divina di Gesù. Io vorrei sottolineare solo un aspetto che credo sia fondamentale per vivere la nostra vita di cristiani, da testimoni fedeli alla missione che Dio ci affida. L'Evangelista Giovanni ci dice che il Battista, interrogato sulla sua identità, confessò e non negò. Naturalmente i termini utilizzati possono rimandare immediatamente al suo martirio, ma sono anche termini rafforzativi che indicano che le parole e le azioni di Giovanni Battista sono fondate sulla verità. Questo fa di lui l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto, non per caso, ma in maniera del tutto consapevole. Giovanni è un testimone consapevole della verità che annuncia e, cosa ancora più importante, è consapevole del suo ruolo all'interno della storia. Egli sa di essere l'amico dello sposo e non lo sposo, sa di essere voce e non parola, sa di essere il precursore e non il Messia. Egli sa che il suo battesimo è un richiamo alla conversione e non il sacramento della salvezza. Egli sa di essere provvisorio e di non essere l'alfa e l'omega, il principio e la fine. E la cosa più importante è che alla luce di questa consapevolezza la sua testimonianza diventa più incisiva, la sua voce sferzante, la sua povertà imbarazzante per chi comprende di aver traviato posto e missione nella storia degli uomini. Egli non ha nulla da perdere, nemmeno la sua stessa vita, perché non è sua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà, dice il Signore. Giovanni ci ricorda che ognuno di noi ha
ha un posto e una missione all'interno della storia della salvezza e che la nostra testimonianza deve fondarsi unicamente sulla parola che salva, che converte, che dà la vita eterna. Quando indugiamo nella tentazione di sentirci i salvatori del mondo, forse è allora che siamo i primi ad aver bisogno di essere salvati. Quando viviamo nella certezza che le nostre parole sanno lusingare i cuori, è allora che siamo i primi ad aver bisogno di quella parola che inquieta, perché di fronte alla parola di verità si è sempre inquieti. Oggi più che mai, quindi, siamo chiamati anche noi in maniera consapevole ad essere voce, luce, speranza, gioia. Siamo chiamati ad essere in maniera consapevole donne e uomini che preparano con sobrietà e umiltà tempi migliori, cieli nuovi e terra nuova, nella consapevolezza di quella vocazione, missione che Dio ci ha affidato in questa storia così travagliata. Buona domenica a tutti.